Se stai guardando questo video, molto probabilmente sei un escursionista alle prime armi, come l'ero anch'io qualche anno fa. Oggi provo a darti 7 consigli per andare a migliorare la tua attrezzatura per far sì che diventerai un escursionista veramente pro. Il primo consiglio non può non riguardare l'abbigliamento tecnico. Direi che è arrivato il momento di dire addio a jeans, pantaloni della tuta, felpone, tutto quell'abbigliamento che con la montagna non ha praticamente nulla a che fare. L'importante è in montagna andarci col giusto abbigliamento, sia per una questione in primis di sicurezza per noi, ma soprattutto anche perché non vogliamo né morire di caldo e né morire di sudore. Quindi il mio consiglio è quello di andare a comprare un po' di abbigliamento tecnico, iniziando magari dalla maglietta, dal pantalone, un secondo strato, senza dover spendere troppo. Ci sono tantissimi marchi che fanno ottimo materiale a dei prezzi veramente ottimi, però l'importante è andarci col giusto abbigliamento. Non puntate subito alle marche più blasonate, perché lì veramente c'è tanto da spendere, ma anche delle marche molto più semplici, vi assicuro che vi svolteranno completamente le vostre escursioni. Il secondo consiglio non può non riguardare le scarpe. Anche qua da oggi basta utilizzare le sneaker, scarpe da ginnastica, tutto quello che non ha a che fare col mondo della montagna, perché qui veramente parliamo di un argomento che può anche rischiarvi di restarci secchi. L'importante quando si va in montagna è avere delle scarpe con una buona protezione e soprattutto con un buon grip. Quindi andate a scegliere delle scarpe che abbiano una buona suola che non vi faccia scivolare. Membrana sì, membrana no, come volete, in base al vostro piacimento. L'importante però è che abbiano una buona protezione laterale contro gli urti, le rocce e via dicendo, e soprattutto un buon grip. Di scarponi ce ne sono tantissimi, se volete qualche consiglio, beh, vi lascio qua sotto una playlist di tutte le scarpe che ho provato in questi anni. Il terzo consiglio non può che riguardare lo zaino. Anche qua lasciamo a casa gli zaini di Ispac, Seven e via dicendo. In montagna si va col giusto zaino, sia perché ci garantirà una miglior stabilità sulla schiena e non ci farà sbilanciare, sia perché uno zaino da montagna è pensato anche per farci traspirare, quindi non torneremo a casa completamente con la schiena lavata. Un buono zaino da montagna ce ne sono anche qua tanti, senza andare a spendere tantissimi soldi. Anche qui vi lascio qua sotto la playlist se volete vederne qualcuno. L'importante però è quello di andare a scegliere uno zaino bello colorato, così ci facciamo vedere. Della giusta capienza, non andate a comprare zaini troppo grossi che poi non andrete a riempire, e poi che abbia tutto necessario per la vostra escursione. Al quarto posto non possiamo non citare i bastoncini. Un vero escursionista pro sa utilizzare i bastoncini, non usa assolutamente bastoni trovati in giro perché non servono a nulla. Un vero escursionista pro ha i suoi bastoncini anche regolabili, poi potete scegliere voi se li volete con la chiusura fissa, si chiudono a tre vie, un po' come volete. L'importante è averli con sé per avere maggior stabilità e soprattutto andare a scaricare un po' di peso, e anche naturalmente per ridurre anche l'affaticamento quando andiamo in salita o in discesa. Per un vero escursionista pro i bastoncini sono veramente un must have. Di tutto potrebbe lasciare a casa, ma non i propri bastoncini. Il quinto consiglio riguarda gli occhiali da sole, perché a me sono un argomento veramente molto caro. Quando si va in montagna, scordatevi gli occhiali da città. Gli occhiali da montagna devono avere almeno due caratteristiche: essere almeno di categoria 3, quindi che vadano a isolare molto bene dai raggi del sole, perché più si sale, più l'irradiazione del sole è maggiore e più c'è il rischio di farsi male agli occhi. E che abbiano anche la protezione laterale, così da andare a togliere tutto il riverbero della luce sulla neve o sulla roccia, per evitare anche di arrivare a casa la sera con degli occhi completamente stanchi. Gli occhiali da città molte volte sono occhiali categoria 2, quindi che in montagna sono abbastanza pessimi. Il mio consiglio è quello di prendere degli occhiali fatti bene, che magari poi potete utilizzare anche in città senza nessun problema, ma che in montagna vi eviteranno di prendervi delle brutte ustioni agli occhi. Il sesto consiglio riguarda l'illuminazione. In montagna scordatevi di utilizzare la torcia del telefono. Sia perché come luce è veramente pessima, qualsiasi telefono possiate avere fa una luce pessima, e soprattutto perché dovrete avere le mani occupate per poterlo utilizzare. Questo mi porta anche al successivo punto, ovvero di non comprare delle torce, quelle classiche da casa da tenere in mano. Anche quelle personalmente ve le sconsiglio. Quando si va in montagna è meglio utilizzare una torcia frontale che abbia un bel po' di lumen, intendo almeno 350-400 lumen. Una torcia che possiamo utilizzare anche mentre utilizziamo i nostri bastoncini o magari utilizziamo le mani per passare qualche punto tecnico con una catena. Assolutamente scordatevi di utilizzare la torcia del telefono perché rischiate di mettervi in difficoltà da soli. Il settimo ed ultimo consiglio riguarda l'orientamento e le mappe. Un vero escursionista pro sa sempre dove si trova e dove deve andare. Quindi che voi scegliate delle mappe cartacee, anche se personalmente non ve le consiglio tanto,
oppure un'applicazione o un GPS sull'orologio, l'importante è sapere sempre dove siamo e dove dobbiamo andare. Personalmente vi consiglio le mappe sul telefono con qualche applicazione, ce ne sono tantissime. Questo perché grazie alla localizzazione col GPS sapremo sempre dove ci troviamo e sapremo sempre dove dobbiamo andare. Importantissime perché un vero escursionista pro si studia l'itinerario a priori nei giorni prima di fare l'escursione e poi conosce per filo e per segno ogni singolo punto di dove deve andare, quando deve svoltare a destra e quando deve svoltare a sinistra. È importantissimo perché sennò rischiate di perdervi e anche magari di finire in dei punti non molto belli. Adesso che hai tutti i miei personali consigli per diventare un escursionista pro, ti aspetto qua sotto nei commenti perché voglio sapere qual era l'errore più frequente che facevi quando eri anche tu un neofita. Così ne discutiamo assieme. E nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!